di luce, quel dannato raggio di luce, tutta la mattina sugli occhi. Ieri sera l'ho visto, ho detto, ma no, dai, non arriverà così tanto sole, non è possibile. Invece, non so se è dovuto al fatto che ieri vi ho ripetuto tutta la storia di Firenze capitale, però per tutta la notte ho sognato che dovevo ancora dare l'esame di storia dell'architettura 2. Mi sono quasi autoconvinto che devo ancora darlo. Mi è preso un'angoscia assurda. Basta dei vlog culturali. Allora, io, se devo essere sincero, il metodo di Firenze non lo capisco. Non so se le previsioni sono a caso oppure si divertono a prevedere pioggia quando non c'è. Infatti il meteo lunedì metteva tutta la settimana pioggia al 100% e non è piovuto neanche un giorno. E fu così che adesso scoppiò il diluvio universale. Comunque oggi partiamo a cannone con questa giornata con 2 ore di scienze delle costruzioni. Dai, non ve temo. E tra l'altro sono anche in perfetto orario. A 1:18. Oh, sangue. Questa qua sopra. Questa lezione di scienze delle costruzioni non sa da fare. Webex ha deciso di non funzionare. Poveretto, mi dispiace un botto per questo professore. Gli capitano veramente di ogni alle lezioni. Sarà riuscito a fare 2 lezioni senza problemi dall'inizio dell'anno. I problemi della tecnologia. Arrivederci. Andata la fiesta, abbiamo fatto a fare lezione. Anche se non ci ho capito quasi niente. Ma è tutto nella norma. In questa ora, prima di tornare a lezione, devo andare al supermercato, cucinare e mangiare. Ovviamente non farò mai in tempo nella vita, però siamo felici. Spesettina al fly. Poi devo comprare il sapone per la lavastoviglie, ma non so dove mettere le mani, sinceramente. Sono tutti uguali per me. Andiamo per questo, nel dubbio. È quello che costa meno. Non hanno i Rice Krispies. Non mi era mai capitato di non trovarli al supermercato. Andiamo per i bastoncini di crusca. Bastoncini di crusca, pastiglie per la lavastoviglie e amido di mais. Direi che è abbastanza strana come spesa. Prima missione, andata. Meno 47 minuti all'inizio delle lezioni del pomeriggio. 41 minuti. Tic tac. Meno 14 minuti. Ormai non ce la farò mai. È un video di Space Valley. Più 4 minuti. È fallito tutto ormai. Era inevitabile, lo sapevo. Acquetta e barrettina My Protein per la pausa lezione. Vamos. Non è molto piacevole andare sullo skate con tutta la pasta sullo stomaco. Dai, alla fine solamente 17 minuti di ritardo. Passabili, no? E non ho neanche sboccato la pasta mentre venivo sullo skate. È arrivato il suo momento. Oh, mi incuriosisce veramente un botto questa barretta. Unboxiamola. Ah, proprio un tocchetto così bianco. Bello, bello. Molto unicornosa. L'odore sa un botto di fragola. Taste test. Buona, appetito a titti. Il sapore di fragola non mi fa troppo impazzire una barretta. Ricorda un sacco di gomme a masticare. Un po' troppo dolce. Però nulla da dire sull'aspetto. Veramente molto invitante. Non uno dei migliori prodotti che io ho provato su MyProtein. Però sempre di questa tipologia ho altri 2 gusti che promettono bene. Nelle prossime pause delle lezioni li proverò a tutti. Io vi ricordo ancora che da questa settimana con il codice sconto Francesco Zini avete il 60% di sconto sul sito di MyProtein. È veramente un botto, quindi se dovete fare scorte di proteine, di alimenti proteici, questo è il momento perfetto. O anche se dovete fare dei regali di compleanno di Natale. Link in descrizione del sito. Voto 5,5. Troppo unicornosa per me. Però adesso andiamo a concludere questa lezione di estimo. Ancora un'oretta. La rush finale. Andata. E non è ancora buio. Che pacchia. Adesso vi voglio far vedere una cosa abbastanza schifosa. Come vi ho detto, non venivo a Firenze da circa 2 settimane. E si dà il caso che io, quando sia andato via, abbia lasciato una banana qui a Firenze. E questa banana è cambiata abbastanza in questo tempo. E lei? Non ero mai arrivato a ridurre una banana in questo stato. Perciò adesso voglio andare a sezionarla e vedere com'è all'interno. E magari assaggiarla. Molto dolce l'odore. E benvenuto nella mia sala operatoria. È tutta bella grinzosa e nera. Ora io so che c'è gente che va matta per le banane molto mature. Però spero vivamente che non ci sia qualcuno che si mangi delle banane del genere. Però per non avere dubbi io l'assaggerò comunque. E io andrei a recidere qui il picciolo. È diventato durissimo. Ah, ma è bianca dentro. Ma è bellissima dentro. Cioè è una banana normale. È fantastica questa cosa. Questa qui potrebbe essere un'ottima metafora della vita. Non giudicare mai un libro dalla copertina. Ok, bella viscida. L'odore è molto dolce, fin troppo. Troppo dolce, quasi stomachevole. Lo faccio per la scienza. Wow! È un po' aspra, però questo aspro su una banana fa veramente schifo. Ah, la metafora della vita è che più invecchi e più diventi rugoso e più diventi dolce e a volte anche un po' acidulo.
Questa, la vecchiaia, porta dolcezza e acidità di stomaco. Guardate qui come sballonzola. È successa una cosa abbastanza strana e molto divertente. Noi tutti ci ricordiamo che a inizio settimana sono andato a fare la spesa alla Lidl e a comprare tutte le cose da mangiare, fra le quali anche 650 grammi di petto di tacchino. E io questo petto di tacchino l'avevo messo in freezer ed è sparito, completamente sparito. Quindi stasera mi devo arrangiare con quello che mi è rimasto, perché ovviamente, parliamoci chiaro, chi ha voglia di uscire a fare la spesa alle 8 di sera? Non io. Perciò il frigo ci offre fese di tacchino imbustata, 3 uova e albume. Le proteine ce l'abbiamo. Invece per quanto riguarda la dispensa, farina di avena. La mia idea quindi è quella di assemblare un bel burrito fit. Bene, come prima cosa partiamo dalla piadina. E io pensavo di farla con 50 grammi di farina d'avena e un po' d'acqua. Acqua quanto basta. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Devo riuscire a tirare fuori una bella palletta. Ecco, mi serve. E io direi che così ci può anche stare. Non sembra anche troppo malvagia come consistenza. Ma no, pensavo un botto collosa. Ma che cacchio, non si riesce a lavorare. Porca vacca. E cambio i piani, la butto direttamente in padella. Vediamo un po' che succede. Come cacchio faccio a stenderla? È una colla. No. Si può, cioè, volevo fare una piadina io. Mi sa che stasera non si cena. Aggiungiamo dell'altra l'acqua, va? Nel dubbio. È già cotta tipo in 20 secondi. Yeah. Piadina d'avena gang. Io ero abituato a fare le palline per fare le piadine, ma in realtà qui bisogna fare una cremina tipo pancake. Sbagliando si impara. Cioppiamo anche un bel peperone giallo per i micronutrienti. È mega buono anche crudo il peperone. E giù in padella anche loro. Il prossimo ospite della festa, 100 ml di albume. Faccio una bella frittata proteica. Che è, guarda che spettacolino. Ci mettiamo anche qualche strisciolina di formaggio. E poi per concludere ci andiamo ad adagiare il nostro tacchino. Così, tac. Capovolgiamo, sentiamo il tacchino che soffre. Diamo un'ultima scaldata alla piadina e siamo pronti per partire. Allora. Prima i todos. Niente, bisogna fare solo una cosa. Bisogna mettere questa. Questa frittatina, guardate qui che spettacolo. Sulla pianina. Così. Easy. E poi si chiude tutto. Guardate qui che spettacolo. Questa qui è una di quelle cose che puoi riprovarci mille volte e non ti tornerà mai più bene così. Vediamo un po' il taglio. Non è male come immagine, eh. Andiamo al taste test di questo abominio della cultura emiliana. Buon appetito a tutti. Allora, non ha molto senso di esistere questa cosa. Però, se devo dirvi la verità, non mi dispiace. È un po' dolciastra. Però alla fine ci sta con il salatino della fesa di tacchino. Assomiglia più a un dolce, perché la farina d'avena non è molto salata. Ci si può lavorare. Mi piace un po' la consistenza. Forse perché la piadina è un po' cruda. Non mi dispiace. Non riesco a capire perché i peperoni non sentono quasi per niente. Sono completamente spariti. Non penso che li farò mai in tutta la mia vita. Però diciamo che ho saputo arrangiarmi in qualche modo. Ciao, sono la piadina fit. Però ovviamente per concludere la serata, yogurt greco, bastoncini di crusca e rice krispies e un episodio di Rick e Morty. Su Dirk Gently ci ho perso le speranze. Ho smesso di guardare dopo 3 minuti del secondo episodio. Buon appetito a tutti. Con loro si va sul sicuro. Però per questo video vi dico che è tutto e noi come al solito ci vediamo domani in un nuovo bellissimo daily vlog. Arrivederci.